Allora, io sono meno bravo a fare i ringraziamenti di rito, perché ho un, un approccio abbastanza eh, così, eh, spontaneo e poco diplomatico ancora. Comunque, ringrazio il Comune di Cerveteri per l'invito, per l'organizzazione eh, di questa conferenza. Ringrazio Silvia e Isabella che l'hanno voluta e promossa. E il fatto di essere patrocinato dal comune probabilmente scuoterà, come già è successo, altre amministrazioni, quindi già un primato Cerveteri l'ha ottenuto. Andiamo avanti con la conferenza che è quello che mi riesce più facile fare. Magari se spegniamo le luci le immagini sono facilitate alla vostra visione. Mi sentite tutti? Ok. Allora, quello che faremo questa sera è un percorso eh, inerente alla storia di Leonardo da Vinci, la sua vita, il periodo storico in cui lui ha vissuto che ha determinato eh, gran parte dell'evoluzione della sua vita. Troverete ben poco di quello che vi racconto nei libri. Perché? Perché in maniera totalmente incidentale... E nemmeno troppo ricercata, eh, ho avuto modo di accedere a una lettura completamente diversa di tutto quello che affronteremo. Non per questo però non è realistico. La lingua italiana ha una anomalia, al di là di essere maltrattata da me, come sentirete questa sera, ha una serie di termini che sono usati in maniera impropria, anche da chi la lingua la maneggia in maniera più eh, ortodossa della mia. E uno di questi termini è verità. Esistono un numero infinito di verità, una per ogni testa pensante, perché ognuno di noi ha una propria soggettività percettiva, uditiva, visiva, eh, di senso, dovuta anche al fatto che Cresciamo in culture diverse, in questo momento il mondo è flagellato da uno scontro di culture eh, abbastanza violento, che probabilmente cambierà i suoi assetti. Ognuno di noi proviene da una religione diversa e questo fa sì che ci siano tutta una serie di verità. Eh, Detti dogma, che sono delle verità impartite, che condizionano ulteriormente eh, queste verità. Quindi, questo numero infinito di verità di fatto tende a descrivere quella che è un'unica realtà, che è quella che ci circonda. La distinzione fra verità, che come detto è un termine improprio, e realtà è la stessa distinzione che c'è all'interno di noi tra la ragione e l'istinto. Noi siamo abituati attraverso la ragione a filtrare la realtà e a descriverla in tutta una serie di sfaccettature uno diverso dall'altro, mentre il nostro istinto si adegua in forma quasi automatica alla realtà che ci circonda, la nostra parte animalesca. E allora scopriamo che affrontando quello che ci circonda in maniera più istintiva, troviamo un filo conduttore che ci lega e ci fa passare da un argomento all'altro, da un evento storico ad un altro e ci rende tutto molto più leggibile. Diceva Goethe che la cosa più difficile di tutte è vedere ciò che dinanzi agli occhi sta. E Tutta una serie di sovrastrutture culturali, dogmatiche, accademiche, fa sì che noi eh, siamo stati quasi diseducati a vedere, vedere cose che invece sono abbastanza ovvie. Quasi nulla di quello che vi presento questa sera è casuale. C'è sempre un rimando, c'è sempre un collegamento fra una cosa e l'altra. Questa linea non lo è, ad esempio. Quella che vedete dietro è l'ultima cena, la conoscete tutti, una delle opere rinascimentali più famose, ma una delle opere che si presta a una eh, maggiore quantità di letture, come se fosse una cipolla, ogni strato che togliete ha una chiave di lettura diversa e ognuna è legata all'altra sempre da un filo conduttore ben specifico. Una di queste è la presenza di queste tre finestre che sono presenti in tutti i manufatti dell'uomo da sempre, parlo delle piramidi Maya, parlo delle piramidi eh, in Oriente e non sono altro che la riproposizione di tre, quattro specifici momenti del eh, nostro anno solare, sono i momenti di equinozio e di sostizio. Perché? Perché il Cristo si sa essere una riproposizione del culto solare, il culto del Sol Invictus. E proprio dietro l'ultima cena, idealmente ma anche fisicamente, sorge questa montagna che è il Resegone, che è una montagna che caratterizza la città di Lecco, da cui io provengo, ed è una montagna che dovrebbe essere nei ricordi di ognuno di voi perché principia... I promessi sposi del Manzoni, che è un testo che purtroppo si legge in età eh, troppo precoce per poterlo capire fino in fondo. Quindi diceva Leonardo che nessuna cosa si può amare né odiare se non si ha piena conizione di quella. Questo dovrebbe essere un approccio eh, normale per chiunque volesse andare a capire o a cercare di avvicinarsi a quella realtà che le infinite verità cercano di descrivere. E dovrebbe essere un elemento che ci allontana da qualsiasi pregiudizio o faziosità. Allo stesso modo posso dire che Leonardo non lo conosciamo se non ne abbiamo piena cognizione. Stasera vedrete quanto poco noi abbiamo cognizione di Leonardo. Noi inteso come, non come amanti del personaggio, ma proprio come... Eh, comunità di studio, la storia non possiamo dire di amarla o odiarla se non ne abbiamo poi una condizione. La maggior parte delle ricostruzioni storiche di, su cui facciamo conto e su cui studiano i nostri figli sono volutamente parziali. Si sa, si dice che la storia viene scritta dai vincitori, ma quello che non vi aspettereste è di vedere un dipinto del 1451, quindi 41 anni prima della scoperta ufficiale dell'America da parte di Cristoforo Colombo, in cui Piero della Francesca dipinge Pandolfo Sigismondo Mal Malatesta a cospetto si dice di eh, San Sigismondo, si dice Sigismondo d'Ungheria. Non vi dirò chi è questo personaggio in questo momento perché non interessa la nostra descrizione, ma non è né uno né l'altro. In fondo, sulla destra ci sono due cani: sono due cani rappresentativi dell'ordine dei domenicani, che in questa rappresentazione sono eh, non ostili al, ai personaggi ritratti. Alle spalle, come dicevo, c'è una rappresentazione dell'America del Nord. Questa è la Florida con questo lago che ha un nome impronunciabile, eh, si riconosce la zona eh, dei laghi, si riconosce tutta la costa orientale di New York, Washington, 1451. La particolarità di questa rappresentazione non è nella datazione, anche se è, che è quella che colpisce eh, innanzitutto, no? ma... sta nel modo in cui l'America è rappresentata. Oggi parlavamo con, con Luisa, si diceva che, almeno io lo dicevo, <ride> il problema non è trovare le giuste risposte, il problema è farsi le giuste domande. La risposta in questo caso è una rappresentazione dell'America del 1451, ma la domanda corretta è com'era possibile nel 1451 fare una rappresentazione di un continente così precisa? quasi offrisse una visuale satellitare. Lo vedremo poi. Come dicevo, Leonardo non lo possiamo amare, la storia non la possiamo amare, nemmeno l'arte la possiamo amare se non ne abbiamo piena cognizione. Un piccolo inciso l'abbiamo visto con l'opera di eh, Piero della Francesca, ma quella che vedete nell'occhiello è la rappresentazione della nascita della Venere di Botticelli. 1482 è in assoluto descritta come l'icona della bellezza, bellezza intesa come bellezza aurea con i rapporti di Fibonacci, con questa donna che è Simonetta Cattaneo in Vespucci che viene utilizzata spesso da Botticelli come modella e che appunto rappresenta questa icona femminile di bellezza, che tanto bella non è perché, se guardate le spalle, sono spalle eh, quasi surreali, no? Bene, gli studiosi si sono persi questo: ovvero, nei veli ci sono rappresentate l'America del Sud e l'America del Nord. Sono rappresentate l'America del Sud e l'America del Nord nella modalità in cui. Martin Wazemüller, che è il primo cartografo ufficiale dell'America nel 1507, la rappresenta. Siamo sempre nel 1482. Anche nella scelta del soggetto rappresentativo, Botticelli non si inventa niente di nuovo. Qui abbiamo una stampa del 1466 di Baccio Baldini che Rappresenta Bernardo Rucellai e sua moglie Nannina de Medici sulla nave della fortuna, coi venti alisei che soffiano e riempiono la, la vela dei due naviganti. Nave della fortuna che ritroviamo nel 1400, seconda metà, diciamo, nello Sforziade, in cui nuovamente viene rappresentata la nave della fortuna con. Francesco Sforza e Galeazzo Maria Sforza. Qual è il punto di congiunzione fra queste immagini? I viaggi. Di quali viaggi stiamo parlando? Dei viaggi transoceanici. E allora andiamo a Firenze, Cappella dei Magi, Palazzo Medici Riccardi. Nell'anno 1459, Benozzo Gozzoli dipinge... Questa piccola cappella all'interno del palazzo, che all'epoca era la residenza ufficiale dei medici, e c'è rappresentato un corteo che doveva, nell'immaginario di chi descrive quest'opera, raccontare il momento in cui Cosimo de' Medici porta a Firenze il concilio che voleva riunificare la Chiesa d'Oriente con la Chiesa d'Occidente. In quell'occasione arrivarono a Firenze tutta una serie di dignitari e di testi molto importanti e si vuole che siano descritti in quest'opera. Ma, nuovamente, nessuno si accorge che c'è rappresentata l'America del Sud. Non solo, ci sono delle scene che sono delle scene di vita quotidiana, c'è cioè la caccia al Mashdir che è un cervo proprio del Sud America, ma poi ci sono rappresentati i pappagalli, c'è il lago Titicaca, ci sono Indios, insomma c'è tutto quello che in teoria non avrebbe dovuto esserci, secondo quelle verità, che sono verità parziali che vi ho raccontato prima, ma che invece sono la normalità per quello che sono gli accadimenti reali. Noi abbiamo tutta una serie di rappresentazioni dell'America, del nord e del sud, 1451 1459 1459. Qui siamo a fine secolo, ma comunque c'è un mappamondo con una rappresentazione dell'America del Sud che comunque è anacronistica. La particolarità qual è? Malatesta, Sforza, Medici, Medici, Sforza, Malatesta, Matteo Corvino, ovvero tutti quei personaggi che erano rappresentati. Alla Cappella dei Magi e che hanno partecipato a quei primi viaggi in America. Lungo le rappresentazioni della, della cappella ci sono tre ragazzine a cavallo che sembrano quasi navigare e che hanno almeno tre rappresentazioni con tre cambi d'abito diversi, come se stessero raccontando i vari. Eh, Lidi che incontrano. E queste tre sono le tre figlie di Piero il Gottoso, ovvero le tre sorelle di Lorenzo il Magnifico che diventerà eh, prenderà le, le redini della dinastia dei Medici dopo così E sono Lucrezia, detta Nannina, Bianca, che sposerà un pazzi, quello della congiura dei pazzi, e Maria, la primogenita. Le tre avevano un soprannome, ognuna. La Nina, la Pinta e la Santa. Ovviamente è impensabile che Colombo utilizzasse i nomi delle tre figlie di medici per nominare le proprie caravelle. La realtà è che quella storia che appartiene a tutta una serie di altri personaggi rispetto a quelli che conosciamo è stata estirpata e ne sono, sta ne sono stati mantenuti. Vivi quegli elementi che non potevano essere cancellati documentalmente. Ma anche Cristoforo Colombo non esiste. Questo è uno di quattro dipinti fatto da Botticelli, che replica la, Le vicende di Nostagio degli Onesti, che è una novella di Boccaccio. Il riferimento a Nostagio è in realtà Nastagio Vespucci per cui Botticelli intende denunciare quello che è successo in quegli anni attraverso queste quattro opere e troviamo un personaggio che è Giovan Battista Cibo che diventa scusate, con questo computer si perdono un po' di animazioni diventa Innocenzo VIII che è poi colui che al lato pratico ufficiale Ufficializzerà la storia della scoperta dell'America. Quindi Cristoforo Colombo è Innocenza VIII, perché? Perché quelle vicende che vi ho raccontato della cappella dei Magi vengono osteggiate dal mondo eh, guelfo della Chiesa Pio II, prima, Sisto IV, quello della congiura dei pazzi, che creerà la Cappella Sistina poi. Innocenza VIII sono tutta una serie di papi liguri che hanno di fatto frodato il mondo ghibellino, quindi medici, sforza, eccetera, eccetera, della scoperta dell'America. L'episodio può sembrare incidentale, ma è importante primo perché descrive il clima di ostilità in quegli anni e cosa l'ha determinato, e b perché. In quegli anni, con quegli accadimenti, si è interrato il seme dell'odierna società, che è una società fatta di menzogne: è una società fatta di banche, di sfinanza, di collusioni politiche molto forti fra la Chiesa e un sistema di eh, obbedienze più o meno occulte. Quindi, a maggior ragione. Possiamo dire che nessuna cosa si può amare né odiare se non abbiamo piena connessione di quella. E con dei piccolissimi esempi vi ho mostrato quanto di fatto oggi il tessuto accademico poco ci racconta rispetto a quello che è successo in quegli anni. Tutto questo mi serve per ambientare eh, la vita di Leonardo da Vinci. <coughs> Abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di storia. Naturalmente anche la musica non fa eccezioni e la musica è il vero eh, tessuto di, questa, di questo racconto. Racconto che voglio farvi partire con questo quadro. Questo è un dipinto di Bramante. Eraclito Democrito, filosofo che fiange e filosofo che ride, in cui Bramante si autoritrae nei panni di Democrito, col dito alzato, colui che attiene le cose eh, divine, eteriche, spirituali, e nei panni di Eraclito Bramante dipinge Leonardo, è uno dei primi ritratti di Leonardo eh, che ho individuato. Ed è particolare perché racconta l'essenza di tutti i racconti delle varie mitologie religiose e non, ovvero la contrapposizione fra alto e basso, fra inferno e paradiso, fra spiritualità e materialità, luce e ombra. Troveremo questo, eh, questo tema ricorrente sempre e comunque l'inizio di questo mio percorso che è un percorso molto giovane perché sono cinque anni solo che studio tutto questo eh, nasce con un palazzo in Valtellina in cui palazzo Besta a Teglio in cui una sala finemente decorata arreda la stanza più antica del palazzo eh, che ha delle testimonianze molto importanti, ovvero Filarete che è l'architetto principe del, del 400, abbiamo Bramante stesso per il cortile, abbiamo eh, Luca Pacioli, abbiamo tutta una serie di rimandi e di riferimenti eh, iconografici molto importanti. Quando ho iniziato a eh, ipotizzare la paternità leonardesca per questi studi sono stato letteralmente aggredito dal mondo accademico valtellinese, prima, da quello lecchese, in secondo tempo, fino a elevare eh, il, il novero dei nemici al Cicap. Che dovrebbe occuparsi di paranormale, ma a quanto pare c'è un interesse molto più diffuso per tenere sotto controllo tutto quello che esula un po' dal ehm, conoscibile, diciamo così. Tra l'altro è divertente perché esoterico, a cui diamo una connotazione negativa, è la ricerca della verità oltre il dogma. Quindi. Dovrebbe essere un atteggiamento abbastanza usuale, sapendo che il dogma è una verità imposta. E le accuse mi vengono rivolte nonostante nella chiesa a 50 metri dal palazzo che faceva parte della proprietà ci siano due rappresentazioni di Leonardo, riconoscibile, cioè la fisionomica non mente, quindi il rapporto occhi-naso-bocca è inconfondibile, non solo per questo, ma per tutta una serie di altre opere che vedremo, è proprio nei panni di Eraclito Democrito, cioè di colui che è attento alle cose ultraterrene, non a caso ha in mano una sfera armillare che in quegli anni veniva riconosciuta come simbolo di conoscenza, ed Eraclito è invece nei panni di colui che attiene alla materialità, allo scorrere del tempo, non a caso la clessidra e all'interno di un tessuto pittorico estremamente raffinato c'è una cartolina che non ha nessun senso di esistere. È come se voi all'interno della Cappella Sistina a un certo punto vi trovate una cartolina con saluti da Rimini. In questo caso i saluti arrivano da Vinci. Però sono congetture, uno può dire. Eh Dicevo che in questa sala a cui nessuno sa dare una paternità ci sono delle rappresentazioni che sono solo qua, non esistono rappresentazioni analoghe a queste in altri luoghi, seppur più noti e famosi. Voi andate alla Cappella Sistina, andate in qualunque museo famoso del mondo. Voi non trovate quello che c'è in questa sala. E parliamo di una rappresentazione dell'intero nostro pianeta anacronistica perché ha la. Antartide priva di ghiacci perché ha una rappresentazione dell'America e quindi la prima opposizione che viene fatta è sì ma c'è l'America e quindi non può essere anteriore al 1492. Nonostante in calce ci sia incisa una scritta che dice terra australis anno 1459 sed non do plena cognita ovvero la terra australe nell'anno 1459 è così come non ancora scoperta. Che è una frase abbastanza sibillina, no? E nonostante ci sia una totale conformità fra la rappresentazione di questo planisfero con una rappresentazione analoga, seppur parziale, limitata all'Europa, fatta da Leonardo in uno dei suoi codici, si può dire che ci fosse una emulazione, ma la particolarità qual è? Che in entrambi i casi non c'è la Puglia. Quindi è molto più che un'emulazione, perché se io emulassi un qualcosa difettoso mi guarderei bene dal rifare certi errori grossolani, no? quelli li fa mio figlio quando copia dal vicino a scuola. Altra rappresentazione che c'è solo qua è questa, in cui nuovamente... Eraclito e Democrito, cioè il mondo materico e il mondo eterico. Questi sono corpi sottili di luce. Non esiste un dipinto in cui questa rappresentazione sia così esplicita. Quindi la cacciata del paradiso, quella che viene raccontata nella, nella Bibbia, non è perché Adamo ed Eva hanno mangiato la mela, eccetera, eccetera, ma perché sono corpi sottili di luce, quindi energia. Immersi in un corpo materico e come tale separati in maschile e femminile. La particolarità è un'altra. La nuvola su cui l'arcangelo li caccia è una rappresentazione dalla eh, via lattea, riconoscibilissima. Come distinguere il mondo eterico oltre la nostra via lattea e il mondo materico al di qua? Non a caso c'è una sorta di portale che separa le due dimensioni, quella materica e quella eterica. Ma la cosa più particolare di tutte che caratterizzerà questo palazzo e questa sala, nelle rappresentazioni di tutti i più grandi pittori del Rinascimento, è questo affresco che descrive la creazione del paradiso, con degli uccelli in alto, con dei pesci in basso, con degli animali di fantasia che sono stati apposti in un secondo tempo, con buona probabilità da qualcuno appartenente al mondo tedesco, alleato della Chiesa, riconoscibili ad esempio nella cartografia di Münster, che è un cartografo tedesco molto famoso, e che ha una particolarità. Tu di questa armonia che è formata da ineguali intervalli, calcolati secondo proporzioni perfette, riprodotti dai movimenti delle sfere. I suoni bassi si uniscono a quelli acuti in accordi sempre mutevoli, perché queste colossali rivoluzioni planetarie non saprebbero compiersi nel silenzio. Qui è Cicerone, del De Repubblica, che descrive la musica delle sfere celesti. E quel volo di uccelli rappresentato in quella sala è di fatto una partitura musicale ma nello specifico è un compendio di vibrazioni che sono quelle vibrazioni che determinano tutto quello che accade qua sulla Terra. Perché? Perché c'è una sorgente vibrazionale, chiamatela Hom, chiamatela conseguente al Big Bang, chiamatela Dio, chiamatela come volete, che attraversando la nostra galassia e incontrando i vari pianeti, si arricchisce di geometrie, di vibrazioni, fino ad arrivare sulla Terra, appunto descrivendo questa eh, fantastica armonia, che è quella che dà una disposizione a tutto quello che avviene sulla Terra, cioè il modo in cui le foglie crescono lungo un albero, oppure i semi di un girasole si dispongono sulla corolla, oppure... Una conchiglia eh, si avvita secondo determinate proporzioni. Ed è quella che per gli antichi Egi eh, greci veniva descritta come l'anima mundi, l'anima del mondo, determinata da tetractis che esprime i rapporti di un mezzo, due terzi e tre quarti, ovvero un'ottava, un quinto, un quinto, una quinta e una quarta. Ma, Ma che è? nel mondo, mondo ebraico diventano, diventano i 72 nomi di Dio. L'alfabeto ebraico sono, è musicale, sono vibrazioni. L'uomo prima di imparare a articolare le parole parlava attraverso delle vibrazioni, dei mugugni come fanno gli animali. Però questa omologazione ci descrive l'omologazione dei miti religiosi. Quando dicevo oggi, voi vi trovate come nel mio caso a presentare una rivisitazione di quello che avete davanti agli occhi, il mondo cattolico vi chiederà: sì, ma chi l'ha detto? Perché è importante chi lo dice. Il mondo ebraico vi chiede dove sta scritto, su che testo è scritto, perché per loro è importante il testo di riferimento. I greci si limitavano in maniera forse più eh, obiettiva a dire dimostramelo, se mi convinci ci credo. Io che non ho veleità per indurvi ad assumere il mio pensiero, mi limito a mostrarvelo. Poi ognuno di voi fa i conti con la propria coscienza, con le proprie verità assunte. <coughs> Abbiamo parlato di David. Proprio nei panni di David, Raffaello ritrae Leonardo nei Musei Vaticani nella disputa del sacramento, cioè in quel dipinto che dovrebbe acclarare la supremazia del mondo cattolico su tutti i, i filoni ideologici del momento, il riferimento al neoplatonismo e al neoclassicismo è abbastanza evidente. In questo dipinto troviamo Leonardo nei panni di David, musicista, perché come tale ufficialmente arriva a Milano nel 1483, secondo il Vasari. Vasari sta un po' al Rinascimento come Emilio Fede sta ai tempi moderni, cioè un travisatore di verità assoluto. Ma nello stesso dipinto troviamo Bramante e Leonardo in posizioni invertite, in quella riproposizione fra alto, basso, materico eterico a cui facevo riferimento prima. Qui parliamo un po' di animazioni e mi dispiace. A proposito di David, questo è David. Questo Davide è un busto che c'è in San Lorenzo, Sacrestia Vecchia a Firenze. Anonimo. La Sagrestia Vecchia è il luogo in cui sono seppelliti tutti gli appartamenti alla, fam alla famiglia dei medici. E non si sa perché c'è questo busto. Ripeto, anonimo. Scom'è più facile vedere che non vedere tante volte. Quello è un busto di un giovane Leonardo da Vinci. E se noi lo giriamo, diventa l'angelo dell'Annunciazione. L'Annunciazione è un dipinto che Leonardo fa nel 1472, quindi si autoritrae, come detto, nei panni dell'angelo annunciatore. E la particolarità di questo dipinto qual è? Che il centro focale, prospettico, cromatico dell'intero dipinto è qua. <coughs> Ovvero su una montagna. Ed è già la seconda montagna che vi mostro questa sera. Ed è il secondo riferimento che vi faccio a Manzoni questa sera. Perché nessuno fino adesso ha mai... Saputo cogliere questo aspetto delle opere di Leonardo o del Rinascimento in generale. Ve lo dico con Manzoni: quando Renzo si vede costretto a abbandonare Lecco per andare verso Milano, dice addio monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo, cime ineguali, noto che è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente. Se voi non siete di Lecco o non avete davanti agli occhi tutte le sante mattine queste cime, farete difficoltà a riconoscerle. E se non le conoscete, non le riconoscete, farete difficoltà a pensare che un pittore che si pensa essere arrivato a Milano nel 1483 ponga come centro focale prospettico cromatico della sua prima opera importante proprio una montagna che c'è a Lecco. Torniamo un attimo ai ritratti. Come vi ho detto, occhio al filo conduttore. San Lorenzo lo ritroviamo, che poi è Leonardo, in un bambinetto. Questo bambinetto dov'è? Cappella Medici Riccardi. Alle spalle di chi? Di quel San Sigismondo di prima, ovvero Gemisto Pletone ovvero la persona più importante del mondo bizantino che guidò il corteo che arrivò a Firenze durante il concilio per cercare di unificare Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente. È come se Benozzo Gozzoli in questa rappresentazione avesse voluto manifestare il passaggio di testimone fra Gemisto Pletone e Leonardo da Vinci. <coughs> perdono le scritte, attraverso dunque non tanto i cronisti dell'epoca che come Emilio Fede erano un po' eh, birichini, ma attraverso i pittori dell'epoca noi possiamo ricostruire gli accadimenti storici e biografici di Leonardo del Rinascimento. E allora troviamo Leonardo Giovanetto con Poggio Bracciolini. Poggio Bracciolini è la persona più importante del Rinascimento. È colui il quale, per conto di Cosimo de Medici, andava in giro a recuperare testi antichi e li traduceva. Se noi conosciamo Platone, Pitagora, Euclide, lo dobbiamo a Poggio Bracciolini. Leonardo ha avuto un insegnante di sostegno molto importante. Nelle cronache vi dicono che Leonardo ha studiato col nonno da autodidatta che era sempre, secondo Vasari, un povero ignorantello. Non troppo. Quello sulla destra è Francesco Sassetti, direttore del Banco Mediceo di Milano. La particolarità è che in un caso e nell'altro alle spalle è ritratta l'Ecco. Ma qui abbiamo l'unico rimasuglio eh, artistico del Banco Medicio di Milano, ovvero un ragazzino di sette anni che legge Cicerone. Guarda caso quel Cicerone che descrive la musica delle sfere e guarda caso un ragazzino decisamente sveglio, perché leggere Cicerone a sette anni non è propriamente da tutti. Leonardo un po' più cresciuto, lecco le spalle lo stesso Leonardo che poi ritroviamo nell'uomo di Vitruvio, Leonardo in un volto dei suoi codici, lui utilizza se stesso per tutti gli studi di anatomia, e Leonardo ritratto da Filippino Lippi, Leonardo in un dipinto che c'è nel Duomo di Tortona, nuovamente in associazione a quella montagna di Lecco, che è il San Martino. Il San Martino è forse la montagna più ritratta del Rinascimento. Voi andate alla Cappella Sistina e trovate il San Martino. Voi andate alla Cappella Tornabuoni a Firenze e trovate il San Martino. Ovunque. Perché? Perché era importante celebrare il motivo per cui Leonardo stesso dipinge quella montagna, ovvero dare un'indicazione di viaggio. Per andare dove? Per andare in Valtellina, dove lui in fuga da quel clima di ostilità che i primi viaggi in America hanno determinato, è andato a depositare quell'ascito sapienziale importantissimo che i dignitari bizantini hanno portato a Firenze, per la prima volta dando accesso al mondo laico a tutta una serie di conoscenze che fino ad allora erano di prerogativa del mondo eh, religioso. Ma perché Leonardo è così importante? solo perché si voleva denunciarne la reale paternità. Leonardo non è figlio di un notaio in Vinci. Leonardo aveva la gotta. Leonardo è figlio di Piero il Gottoso. Quindi Leonardo è un dei medici. Ma non solo. Ci sono tutta una serie di rappresentazioni importantissime, a partire dall'uomo di Vitruvio, in cui Leonardo è associato alla gotta. Ha una posizione particolare dei piedi, che mi darà il destro alla fine per ringraziarvi e per fare un collegamento con cerveteri. E sempre in associazione al monocordo. Il monocordo è quel rimando a Pitagora e al modo in cui, secondo la ricostruzione, lui avrebbe. Identificato le, le note musicali per la prima volta, no, il vero motivo per cui Leonardo ritratto è nell'ascito sapienziale che lui ha, ci ha lasciato, ovvero la musica, questo è, è un, uh, un piccolo un piccolo rebus musicale che lui ci lascia. Eh, e che dice, amore la folla mi fa fogliar, la folla mi fa fogliar, giocando sul, sul, eh, sul modo in cui all'epoca si scriveva la S e la F. È un piccolissimo inciso di musica, ma è un piccolissimo inciso importantissimo perché in queste piccole annotazioni c'è l'embrione del canone di Pachelbel o del tema della follia con cui tutti i più grandi... Eh, compositori di ogni epoca si cimentano e che guarda caso <coughs> è molto simile al Resegone, nuovamente. Perché? Perché la musica è ripetizione di quell'ordine vibrazionale a cui tutto, tutta la natura fa seguito. <coughs> Nel trattato sulla pittura Leonardo scrive se la pittura è figurazione delle cose visibili, e questo è un modo in cui i pittori rappresentano quello che hanno davanti agli occhi, la musica è figurazione delle cose invisibili, cioè l'uomo attraverso la musica cerca di dare sostanza a quella vibrazione che altrimenti non percepiremmo, perché abbiamo disimparato a percepirla, ma la provocazione sta nel fatto che la conchiglia la percepisce e si dispone in questo modo proprio perché avverte questa vibrazione, idem come dicevo i semi del girasole, idem le foglie lungo una, un albero. E questa legge naturale, che è la legge suprema, ovviamente <coughs> coinvolge anche l'uomo, quindi le proporzioni fisiche, il modo in cui... Il sangue scorre nelle nostre vene, il modo in cui l'energia vitale scorre dentro di noi lungo la Kundalini, si muove proprio in, questo, in questa modalità. Problema che abbiamo completamente disimparato a riconoscerlo. In questa immagine sulla sinistra c'è il nostro sistema solare, con la ripetizione di come i pianeti si muovono attorno al Sole. Qui troviamo la distinzione fra la musica, come la interpretiamo a livello strumentale, quello che ti dicevo prima, e com'è la vibrazione. La musica oggi si compone di 12 note e attraverso un artificio, che è quello del circolo delle quinte, supera il fatto che invece la galassia si muove in termini elicoidali. Noi in questo momento ci stiamo muovendo. Ma la musica non può essere una vita infinita perché una tastiera di un pianoforte contiene 108 tasti e non più di quelli, e una tastiera di una chitarra ancora meno. Allora cosa succede? Si fa il circolo delle quinte, ma così facendo si rende la musica completamente sterile, si perde la dinamicità, è come se nel momento in cui voi emettete una musica il vostro corpo non la recepisce, perché si è già spostato in avanti rispetto alla musica stessa. Ecco perché accordare uno strumento a 432 Hz non serve un cazzo se lo strumento è moderno e se le annotazioni sono moderne. Quella annotazione su cui ho sovrapposto l'insieme delle onde un mezzo, due terzi, tre quarti è un disegno di Dürer e ha in mano un compasso. Squadra e compasso, noto simbolo massonico che tutti conoscete, non è altro che la riproposizione fra Eraclito e Democrito. Cioè, il compasso non è un compasso per disegnare, ma è un compasso per misurare gli intervalli. Quali intervalli? Gli intervalli vibrazionali. La squadra misura la materia. Quindi, squadra e compasso sono la riproposizione di eterico-materico. Democrito, Eraclito, Paradiso, Inferno. Infatti, Pitagora diceva, Archimede diceva, la materia è musica solidificata. C'è un esperimento che viene fatto con i bambini, ma che probabilmente colpisce molto di più gli adulti, che sono più diseducati rispetto al mondo dei bambini. Per cui, se voi Inondate una membrana rivestita di sale con una vibrazione, una nota, una frequenza, si compongono delle forme geometriche, si chiama cimatica. Questa è la massima espressione, la più immediata di come la materia sia musica solidificata. Quindi, come diceva Leonardo, il moto, inteso come moto dei pianeti, è causa di ogni vita. Einstein. Einstein, genio riconosciuto della modernità, disse, penso 99 volte e non trovo niente, smetto di pensare, nuoto nel silenzio e la verità mi arriva. Tutto energia, e questo è quello che esiste, sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri, non potrai fare a meno di ottenere quella realtà, non c'è un'altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica e questo è quello che diceva Einstein con quella faccetta che poi è la faccetta con cui ho rifatto Bach. Un giorno una giornalista un po' civettuola andata da Einstein e gli ha detto: Ma come ci si sente essere considerati la persona più brillante? Della modernità. E Einstein gli ha detto: Non lo so, chi ha detto la Tesla? Tesla è uno dei tanti personaggi tenuti in disparte dalla modernità. Perché è scomodo. Tesla diceva: Se volete carpire i segreti dell'universo, imparate a ragionare in termini di energia, frequenza e vibrazione. Perché tutto è energia, frequenza e vibrazione. E naturalmente Leonardo queste cose ce le ha trasferite, ma non perché era un genio, perché era avanti anni luce rispetto a tutti o perché aveva avuto chissà quale cazzo di illuminazione. No, perché aveva avuto la fortuna di studiare con Poggio Bracciolini sui testi degli antichi. E gli uomini queste cose le hanno sempre sapute. Però... Pur di non scendere a compromessi con le false promesse che ci vengono fatte, disconosciamo la realtà. Questo è un disegno, è un foglio di un codice di Leonardo, che non possono essere datati, perché non c'è niente a parte alcuni riferimenti che permette di datarli. Eppure i cervelloni datano ogni singolo foglio. In questo foglio Leonardo fa una sorta di carillon e siccome scrive canone musicale, e siccome nessuno pensa che Leonardo potesse essere un bravo musicista, lo correggono e lo fanno diventare un cannone musicale, perché c'è questa ruota, ci sono questi, questi tubi che escono, ma di fianco c'è scritto, qui io faccio una ruota fatta di canone ad uso di tabelle con un motivo musicale chiamato canone, e però io faccio una ruota con quattro denti in maniera tale che ciascun dente fa l'uffizio di un cantore. Quindi noi abbiamo gli elementi per sapere che Leonardo era un bravissimo musicista, però li disconosciamo. C'è un manoscritto bellissimo alla biblioteca. Eh, vabbè, l'ho perso, a Milano comunque, tribulziana, eh, ed è un codice di Ascagno Sforza, di musica. La musica è cifrata in oro, musica aurea. Sul frontespizio si legge Florenti musici, cioè musicista fiorentino. Come lo traducono? Il musicista Florenzio. In frontespizio ci sono cinque ritratti di Leonardo. 5. <coughs> Negli anni Ottanta, la maggior parte di voi lo ricorda, la Rai mise in scena un, uh, uno sceneggiato con Philippe Leroy sulla vita di Leonardo da Vinci. Presentarono questa canzone come una canzone d'amore cantata da Ornella Vanoni. Muovesi l'amante per la cosa amata, come il senso la sensibile. Con seco si unisce e fassi una cosa medesima. L'opera è la prima cosa che nasce dall'unione. Se la cosa è vile, l'amante si fa vile. Quando la cosa è unita e conveniente al suo unitore, li seguite a diventazione, piacere e soddisfazione. Questo è un piccolissimo inciso di musica contrappuntistica. In cui il senso e la sensibile descrivono quella stessa nota, che è il sì, che collega una scala inferiore a una scala superiore, che è quell'arcano. A cui facevo riferimento prima, con cui la musica moderna supera quel discorso dell'elicoidale dell'infinitezza del movimento delle quinte, perché? Perché il nostro è un sistema duale. Prima vi ho presentato mondo eterico, mondo materico, nella cacciata del paradiso. Nel mondo materico la dualità si scompone. A livello energetico, spirituale, la dualità si ricompone. È il discorso dello Yin e lo Yang. Nuovamente, sotto gli occhi di tutti. Raffaele Tobiolo, dipinto, si dice, da Verrocchio, forse con degli inserti di Leonardo. Altro piccolo inciso. Nel 72 Leonardo va a scuola dal Verrocchio che non sa disegnare. Ma Leonardo nel 72 dipinge l'Annunciazione. C'è qualcosa che non funziona, uno che dipinge l'Annunciazione e poi va a scuola da uno che non sa dipingere. <coughs> Nuovamente nei panni dell'Arcangelo abbiamo Leonardo. Ma quello che è sotto gli occhi di tutti ma nessuno ha letto perché siamo diseducati a vedere. Sono le mani. Le mani esprimono degli accordi speculari a due a due. Questo è uguale a questo, questo è uguale a questo. Questo appartiene all'arcangelo, ma questo appartiene a Tobiolo. Quindi è il mondo eterico che si incontra col mondo materico. È un'unione di opposti. Diceva Eraclito, ciò che è opposizione è accordo, e delle cose discordi scorga bellissima armonia e tutte le cose na nascono per legge di contesa. Ecco allora cos'è quell'incontro di opposti? È l'incontro di due mondi, la luce e l'ombra. Lo yin e lo yang, maschile e femminile. Ed ecco cosa rappresenta quel volo di uccelli, che sono uccelli che volano da sinistra a destra e da destra a sinistra, e al centro si avvitano, proprio come le mani di Raffaele Tobbiolo, che sono una riproposizione di Eraclito e Democrito: cioè spiritualità, etericità e materia. E perché l'uso delle mani? Perché prima di Pitagore, prima delle annotazioni musicali, i cantori egizi, detti chironomi, trasmettevano le note attraverso le mani. Lo facciamo tutti giocando, o lo vediamo fare in chiesa. Tanto che, da questo movimento delle mani, poi si passa ai neumi, che sono l'inclinazione di virgolette, e poi si arriva alle note musicali. Quindi le mani esprimono. Singolarmente delle note. Motivo per cui, quando guardate la ultima cena, voi state guardando della musica. Oltre alla montagna di prima, oltre al culto solare, oltre a quello che vedremo dopo. Le mani. E i piedi. Altro uso delle mani. La Vergine delle Rocce, al di là di una cosa che ho scoperto settimana scorsa, la Vergine delle Rocce è una grotta che c'è sopra Lecco. Tutti i dipinti e quasi tutti i disegni paesaggistici di Leonardo nascondono degli scorci del mio territorio. Perché? perché lui intende lasciare una sorta di roadmap per arrivare fino alla Valtellina, quindi dare le indicazioni su come arrivare a raggiungere quella conoscenza, motivo per cui tutti i pittori del Rinascimento poi si autotasseranno nell'utilizzare gli stessi paesaggi. E Leonardo come lo fa? Lo fa con la grotta, che è la stessa grotta, ma all'interno inserisce queste guglie che sono le guglie delle grigne che stanno alle spalle, dando proprio l'indicazione di viaggio. Perché Marco Doggiono fa la stessa rappresentazione della Vergine delle Rocce, ma pone, come si vede effettivamente da qui, guardando in giù, l'ecco. Quindi Leonardo ha una serie di modi con cui trasmette, eh, i messaggi che intende tramandare nel modo dei bambini, quello più candido possibile. E proprio per questo non lo riconosciamo, perché noi siamo abituati invece a fare chissà quali ragionamenti. E quello che vi dicevo che ho scoperto l'altro giorno, eh, mentre stavo facendo vedere l'interno della grotta eh, degli amici, che è bellissima, c'è un trono della fertilità legato a Istar vicino, quindi c'è una antichità anche nell'uso e nel culto di quella grotta, eh, c'era mio figlio più piccolo con, una, con la figlia di un mio carissimo amico di Milano e uno eh, dei miei amici è rimasto fuori ad aspettarci e ha iniziato a togliere due o tre rami dal, dalla roccia, che è quella roccia. Quella, quella roccia nasconde questa statua. Lo startato ha, e rosa perché è una roccia calcarea, un volto che non si coglie se nella eh, noia dell'attesa Gian Mario non avesse tolto quelle, quelle edere. E probabilmente ci sono descritti tutti i personaggi, i quattro personaggi della della rappresentazione. Ma nuovamente quello che nessuno ha colto, che era più facile da cogliere, visto che i rilievi montuosi abbiamo detto che se non li conosci fai difficoltà a riconoscerli. Le note e eh, le mani esprimono delle note musicali. La mano della Vergine esprime quattro note, che sono rappresentative di quella congiunzione fra le due ottave a cui facevo riferimento prima. E la mano dell'arcangelo, che indica Giovanni Battista, in realtà esprime un sì. Perché? Perché come lo sposalizio in chiesa, tutto ruota attorno a un sì. Muovesi l'amante per la cosa amata come il senso e la sensibile. Il senso e la sensibile sono il sì che diventa sì maggiore o sì minore a seconda che tenda all'ottava successiva o a quella precedente. Per cui sono si maggiore, il si che congiunge il la col do, e il si minore. Nella notazione tedesca sono b, a, c, h. Bach. Bach è un nome di fantasia, come se Maradona si fosse chiamato colpo di tacco. Oramai la dico ogni volta e diventa meccanica. Ma è importante. Perché è importante? Perché Bach non è riconosciuto fin... Alla metà del secolo successivo a quando lui è nato. E Bach è un nome che viene dato in Germania in quegli anni a chi faceva musica. Quindi, qual è il segreto di Raffaele Tobiolo? Quest'unione di opposti. E non c'è definizione più bella eh, per raccontare quello che la musica fa a livello strumentale, non inteso come strumentale, ma fisiologico, che è quella che dà Baudelaire. La musica scava il cielo, che è espressiva di quel dito con cui Democrito viene sempre rappresentato, no? e che. Eh, ci dà la misura di quanto se noi riusciamo ad accordare la nostra parte eterica, energetica, spirituale, con quello che ci circonda, ovvero con la natura, riusciamo a elevare la nostra propria condizione. San Sebastiano, San Sebastiano di Raffaello dipinto a 18 anni, io l'ho avuto in mano a Milano in un caso fortuito, è bellissimo, grande così. Fatto quando aveva 18 anni di una prorompenza straordinaria, è l'unico San Sebastiano, insieme a quello dipinto da Raffaello, è da Leonardo, disegnato da Leonardo in cui San Sebastiano non muore perché? Perché non è trafitto. Quindi esprime la sua condizione eterica: non a caso ha in mano un monocordo, o meglio, ha in mano una freccia, ma la usa a mo di monocordo, con una mano che è espressiva nuovamente di un accordo musicale, così come le mani di Caravaggio, così come la maggior parte delle mani del Rinascimento. E sulla pettorina, il San Sebastiano di Raffaello ha stilizzato un volo di uccelli, a richiamare quel volo di uccelli che abbiamo visto in Baltellina, e una tastiera con il tasto più grande al centro, che è il Si, sì, tendente al Si sì maggiore o al Si sì minore sembra proprio fatta apposta per accogliere la mano della Vergine delle Rocce. Ed è espressione di quel palpito B h che descrive Verdi nella traviata, quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso altero, croce delizia al cuore. Oppure l'amore di Dante, amor che muove il Sole e le altre stelle. Amore che è amorse. La Non morte, la vita eterna, spirituale. E sul corpetto <coughs> ci sono un'infinità di cose, c'è la collana ripiegata a esprimere il nastro di Mobius, cioè quel movimento elicoidale. Ma ci sono questi ghirigori che sono, se voi notate le frequenze su un oscilloscopio, il modo in cui le onde sonore si dispongono un mezzo, due terzi, tre quarti, nuovamente. E, e qua lo parliamo, mi spiace, però anche nella, eh, nello stemma di famiglia di Bacca, lui ripete quei ghirigori che sono propri di San Sebastiano, che verranno poi ripresi da... Eh, Carlo Gesualdo da Venosa, eh, maestro contrappuntistico del XVII secolo, e nello stemma mette Johann Sebastian Bach e poi lo pone proprio a, a esprimere il contrappunto musicale, che poi è il modo in cui il caduceo dispone le due eliche del DNA che si. Abitano. Questa non la, non la leggete, ve la perdo. <coughs> abbiamo citato Manzoni, abbiamo citato Lecco, è come se noi fossimo i promessi sposi di noi stessi, a livello materico e a livello eterico. Le cose disunite funiranno e riceveranno in sé tal virtù che renderanno la persa memoria agli Persa memoria è quello che l'uomo rappresenta a livello sottile. Se ricordate la cacciata del paradiso, la persa memoria è la parte di sinistra. Parlando di uomo vitruviano, questo gioco di opposti è fatto dai pettorali, che in realtà sono due angioletti. Sono due angioletti che ci baciano. Io non ho particolarità eh, visionarie oppure studi che mi hanno condotto. a... Ho semplicemente guardato quello che mi arrivava davanti agli occhi, con lo stesso candore con cui penso i bambini lo fanno. Cioè, è una bellissima cosa che poi si può proporre all'amministrazione e che abbiamo fatto a Mantova. Leonardo ha scritto tantissime fiabe, e un asilo di. Eh, Cereta, vicino a Mantova, mi ha chiesto di portarlo ai bambini dell'asilo. Allora abbiamo disteso i bambini per terra con un eh, maestro burattinaio, Maurizio Corniani. abbiamo steso un velo sul soffitto, sembrava una nuvola, abbiamo proiettato da terra a cielo, col canone di Pachelbel in sottofondo, e abbiamo mostrato questo racconto di questo bambino Leonardo. Che arrivava a l'ecco, leggeva le fiabe. I bambini poi sono tornati in classe e hanno disegnato quello che hanno visto. I bambini più piccoli hanno recepito meglio di quelli più grandi. Il passaggio era dai tre anni ai cinque anni, però già così da piccoli ci sporchiamo, no? perché incominciamo a entrare nell'ottica degli erudimenti. primi erudimenti didattici, eccetera, eccetera. Però i bambini queste cose le vedono immediatamente. Ma non è l'unica cosa che c'è nei pettorali. L'unione degli opposti genera il Cristo, l'androgeno, quella riunificazione spirituale fra maschile e femminile. Quando prima vi mostravo Democrito ed Eraclito, il filosofo che piange e il filosofo che ride, il filosofo che piange è caratterizzato da una definizione, carattere saturnino. Il filosofo che ride, Democrito, è caratterizzato dal carattere gioviale. Sinonimo di gioviale è giocondo, motivo per cui la gioconda è la rappresentazione di un'unificazione a livello eterico di maschile e femminile. E non come eh, fa ad esempio Vinceti che è andato a sotterrare i resti di Lisa Gherardini, identificandola come modella per, per la Gioconda. Bacco, nuovamente sulle spalle, ecco, questa è la parete del medale che è una delle pareti che compongono il San Martino, probabilmente da. Casate Novo che è a metà strada fra Milano e Lecco, quindi nuovamente con un'indicazione di viaggio. Bacco, che è San Giovanni, ha una particolarità, monocordo in mano, con i sette nodi a rappresentare i sette chakra, con le due dita che esprimono le due possibilità, le due direzioni, ascendente, discendente, motivo per cui i suffi girano in senso orario o antiorario, a seconda che vogliono canalizzare la propria energia verso l'alto o verso il basso. Qual è il nodo più importante al nostro livello eterico? L'amigdala, che nella trasposizione biblica diventa Maria di Magdala. L'amigdala è, governando il nostro sistema simpatico, l'artefice del passaggio del flusso energetico dal quinto chakra fino a raggiungere la pineale, il sesto, e la corona, il settimo. E allora Leonardo cosa fa? Fa diventare San, eh, San Giovanni un uomo in braccio a una donna, come l'androgeno di Leonardo. Ma l'uomo in braccio a una donna non assume una posizione casuale assumono la riproposizione di come l'amigdala si presenta e di come nel Rinascimento veniva raffigurata, ovvero come una libellola, perché ricorda una libellola. E quindi le gambe e le braccia ricordano assolutamente l'amigdala. Questo simbolo è rappresentativo dallo Gamos, cioè l'unione spirituale maschile e femminile, era saluto eh, pitagorico. Il 3 è l'uomo, il 4 è la donna e uniti danno vita all'uomo nuovo, al Cristo nella trasposizione biblica, il figlio. 3 al quadrato più 4 al quadrato uguale a 5 al quadrato, il teorema di Pitagora. E allora torniamo all'ultima cena, purtroppo rovinata da Dan Brown, con una certa strategia comunicativa anche da parte, penso, dei ministri di culto cattolici. Pietro, la Chiesa, tiene il coltello dietro la schiena. Il coltello rappresenta, il coltello, la spada nella simbologia rappresentano la parola. Attraverso la parola Pietro tradisce la conoscenza, come mettendo la mano a livello della gola di Giovannino. Ecco perché dico che Dan Brown ha detto una minchiata, perché non è la moglie di Cristo, ma è la parte femminile. Parte femminile che, interrompendo il flusso a livello dell'amigdala, crea la separazione degli opposti. Tanto che il figlio non c'è, il piatto è vuoto. A ah, ulteriore riprova di quello che vi ho detto. Vi ho detto che in uno delle tante livelli di lettura nell'ultima cena c'è la musica delle sfere. I piedi, destri, I piedi a destra sono tutti i piedi sinistri, i piedi sinistri sono tutti i piedi destri. L'unico che ha il piede destro e il piede sinistro è il Cristo, che rappresenta la coniugazione spirituale, come le mani di Raffaele Tobiolo. Ma c'è un piedino fuori registro, che è quello di Pietro, a rappresentare nuovamente il tradimento della Chiesa. E quindi a interrompere... Quel percorso di elevazione spirituale. Perché? Perché la Chiesa ci vuole schiavi materici. Matrimonio che invece si celebra nella Gioconda. Come dicevo, la Gioconda rappresenta il rebis leonardesco, meglio il rebis di Leonardo, ovvero la sua parte eterica. Cioè la congiunzione del proprio maschile e femminile. Ecco perché ce l'ho convincetti, perché non puoi andare a dissotterrare un cadavere per dimostrare qualcosa che è facilmente negabile. In quella ricostruzione fatta di un'infinità di punti che motivano questo discorso. Sul corpetto della, della Gioconda ci sono tutta una serie di nodi, motivo probabilmente per cui Leonardo è chiamato da Vinci. Vinci è un termine con cui sin dalla Divina Commedia si esprimeva il concetto di nodo. E i nodi sono gli stessi che ci sono a Milano nella Sala delle Assi, che è una sala come questa, un po' più grande, in cui c'è questo enorme... <coughs> Addobbo, che viene raccontato come tralicci vegetali, e nessuno gli è mai venuto in mente di prendere un mandala leonardesco e sovrapporlo. Sono la stessa identica cosa, cioè la rappresentazione di tutte quelle sinapsi che ha un cervello in cui il lobo destro e il lobo sinistro sono parificati a livello vibrazionale, questa invece è la fisica dei nodi, più comunemente nota come fisica quantistica. Noi abbiamo una percezione, una conoscenza antichissima che abbiamo solo disimparato a conoscere. Ma queste cose le conoscevamo da sempre. Le abbiamo sacrificate in nome, appunto, di quelle speranze per cui abbiamo dato crediti a ciarlatani Non manca molto. Con buona probabilità, un qualcosa di simile a quella musica, dico qualcosa di simile perché quella musica non è da riprodursi, perché come la sente una conchiglia o come la sentono le piante, la musica la stiamo sentendo tutti in questo momento. La sentiamo a livello vibrazionale, non a livello uditivo. Ma quando Leonardo mette in scena la festa del paradiso per celebrare le nozze di Gian Galeazzo Sforza e Isabella D'Aragona crea la messa in scena con una scenografia chiamata foglio del teatro con la creazione dell'ocel della commedia, cioè un ocello che assumeva determinate posizioni a seconda dei personaggi che entravano in scena. E di fianco alle posizioni dello dell della commedia, Leonardo scrive: B scende, sale, Plutone incontra H, è il contrappeso che nasce in gran silenzio e finisce in gran potenza. B A C H nuovamente. Stiamo parlando di 1489, a dimostrazione ulteriore del fatto che Leonardo la musica contrappuntistica la conosceva bene, ma non solo: conosceva bene il fatto che la musica contrappuntistica era riproposizione dei moti dei pianeti. Il foglio del teatro è di proprietà di Pedretti, che l'ha scovato negli anni 70, a cui ho scritto, spero di incontrarlo presto, e che non ha fatto la cosa più semplice di questo mondo, ovvero sovrapporre il foglio del teatro alla parte sinistra della Gioconda. Sono la stessa identica cosa. E sono nuovamente il Monte San Martino, le Guglie della Grigna il Moregallo, il lago che finisce e l'Adda che parte e se ne va, quell'Adda che porta Renzo a Milano, nel saluto di prima. Vi ho citato Bach, maestro contrappuntistico del XVIII secolo, Gesualdo del XVII, a questo punto Leonardo del XVI. Giovanni da Palestrina è il capostipite della musica sacra romana del 1500. Esiste un unico dipinto di Giovanni da Palestrina, uno, conservato all'Oratorio dei Filippini a Roma, in cui Giovanni da Palestrina viene ritratto su una carrozza. Fuori dal finestrino della carrozza c'è lo sfondo di sinistra della gioconda, come a dire che la fonte di ispirazione per la musica Giovanni a Palestrina è andato a prendersela in Valtellina, da quel palazzo. La mano esprime lo stesso accordo della mano di, della Vergine delle Rocce. Davanti a sé è un foglio ripiegato su se stesso, così come ce l'ha Bach, così come ce l'hanno in tantissimi, ripropositivo di quell'ordine vibrazionale del cosmo, sostituito dalla sfera armillare, sostituito dall'aureola, sostituito da questo gesto, eccetera, eccetera. Dicevo della gioconda, rappresentativa del rebis. Leonardesco, ma ha una particolarità: la parte sinistra è più alta di quella destra. Ne hanno detto di tutti i colori: è il ponte di Bobbio vicino a Pavia, è un territorio in Toscana dove c'è un produttore di vini che ha appena presentato un vino e dice che la sua cantina è qua così. Ma se la parte sinistra è l'ecco, se in tutti i dipinti di Leonardo c'è l'ecco, anche questo è l'ecco. C'è una particolarità, però, se come dicevo, togliete la gioconda. L'acqua fluisce da sinistra a destra in orizzontale. Ma realmente l'acqua fluisce dalla parte sinistra a quella destra della Gioconda, però lo fa in maniera verticale. Se voi prendete la parte destra e la ponete sotto quella sinistra e trovate un raccordo nella stessa stradina che non è una stradina, ma è l'Adda, ricostruite l'unicità del paesaggio. Le cose disunite sull'Iran riceveranno in setta il virtù che renderanno la persa memoria all'omini. Perché? Perché anche la Gioconda è una riproposizione di Eraclito e Democrito. La Gioconda è, Demo è Democrito, lo sfondo è Eraclito, cioè la separazione degli opposti. Quindi, la musica è il vero motivo per cui tutti i pittori del Rinascimento si tassano nel rappresentare colori, monti e paesaggi lecchesi. Questo è Raffaello in una bellissima rappresentazione di un dipinto che è famoso per gli studiosi di materie esoteriche, che è il sonno del cavaliere che guarda caso ripropone Eraclito Democrito. Questo ancora è Raffaello e ancora sullo sfondo c'è la città di Lecco. Visti dalla parte bergamasca, cioè qui siamo già nel territorio bergamasco perché Ladda separa quello che all'epoca era la Repubblica Serenissima di Venezia col Ducato degli Sforza, che si completa a nord proprio con la Valtellina e con Palazzo Besta. E dicevo che questo rimando non è solo nelle montagne, ma è anche in un volo contrapposto di uccelli. Se voi andate alla Cappella Sistina trovate volo di uccelli contrapposto con due uccelli che si accoppiano. Ghirlandai, Ultima Cena, volo contrapposto con due uccelli che si accoppiano. Cranach, che è il eh, ritrattista ufficiale di Martin Lutero, quindi tutto il mondo eh, protestante tedesco. Addirittura ritrae la Torre del Liberimiri, che è la torre che sovrasta Teglio, che ritroviamo anche sopra l'ultima cena. Perché? Perché tutto tende a questo lascito sapienziale di Leonardo, ovvero la più completa partitura musicale che sia mai stata scritta, che non è musica, ma è vibrazione, che l'uomo, nella sua limitatezza, traduce in musica. Quindi quando troviamo il ritratto di musico che ha davanti a sé un foglietto ripiegato su se stesso, non stiamo parlando di Gaffurio, non stiamo parlando di Depré, non stiamo parlando di nessuno di quelli a cui gli accademici fanno riferimento, ma troviamo nuovamente una rappresentazione di Leonardo. Ci sono più rappresentazioni e volti di Leonardo che rigori rubati dalla Juventus. Quindi, con questo, col candore di questo bambino che sembra soffiare il nostro sistema solare, l'essenziale è invisibile agli occhi. Perché? Perché gli occhi sono mediati dalla mente, e la mente è la nostra parte debole: se noi superiamo il limite impostoci dalla mente, torniamo a vivere di percezioni, di istinti, di sensazioni, siamo in grado di leggere tutto quanto. <coughs> L'essenziale invisibile agli occhi <coughs> è una frase del piccolo principe, che nella prima rappresentazione di Saint-Exupery viene trasportato da un bellissimo volo di uccelli. E allora, in un omaggio a Mariana... Diventa Leonardito. Ecco cos'è quella rappresentazione. Ed ecco perché tutti quanti nel Rinascimento si tassano in un modo o nell'altro a rappresentarla. E prima di accompagnarvi nella lettura di quello che avete qui a Cerveteri. Chiudiamo con Leonardo Bambino che dice: Porto con me null'altro che uno zero, la mia purezza, la mia innocenza e la mia fiducia, perché solo dei quattro elementi e di questo ho bisogno per fare un salto nell'ignoto. E quanto piccolo apparirò in cielo a chi non sa volare? I quattro elementi sono i primi chakra. La fiducia è l'amigdala che guarda caso gestisce le paure, il sistema simpatico, eccetera, eccetera. l'innocenza è il terzo occhio, la capacità di vedere senza la mente, i bambini. E la purezza è la corona, la connessione col mondo degli altri. Abbiamo detto quattro punti elementari. Il moto è causa di ogni vita. Quindi c'è questa vibrazione primigenia che viene sprigionata a livello della costellazione del cigno di raggi gamma che, incontrando i vari pianeti, si arricchisce e si compone, formando questo compendio di vibrazioni armoniche. Abbiamo una separazione fra eterico e materico, la congiunzione fra ciò che è nella costellazione del cigno e ciò che è sulla Terra, rappresentato dalla posizione dei piedi. Lo stesso Cristo, quando entra nella... in paradiso, entra col piede destro. Perché? Perché la parte destra rappresenta la nostra parte spirituale, quella sinistra quella materica. Questo è un quadro di Carlo Crivelli con l'annunciazione, ovvero l'immacolata concezione. Quindi, il raggio, che è quel raggio vibrazionale che vi dicevo che fa concepire alla Madonna chiaramente non un bambino in carne e ossa, ma un bambino eterico. La sorgente è determinata da quattro uccelli che rappresentano nuovamente B, A, C, H. Quello che vedete è il Mosè, più o meno lo conoscete tutti: è la gioconda di Michelangelo, in cui Michelangelo si autoritrae, rappresentativa di, del proprio Rebis, con una mano fa il 4, la parte femminile, con l'altra mano fa il 3, la parte maschile. C'è una leggenda sul Michelangelo, sul Mosè, che dice che a un certo punto lui gli dà una martellata nel ginocchio, lo si vede scalfito, perché dice che è talmente bello che Michelangelo, preso da rabbia, gli tira una martellata. In realtà, su quel ginocchio c'era qualcosa, ovvero un occhio, ovvero la rappresentazione della parte eterica, spirituale. Ci siamo fino a qua. Oggi è chiuso, speriamo domattina di vederlo. Questo è il balsamario che c'è a cerveteri, con non un occhio, ma quella genesi vibrazionale nel ginocchio destro del balsamario, cioè dal post mortem. E con questo chiudiamo. Se volete far domande rispondo, se non volete far domande meglio.